Tredicesima stazione, Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la Santa Croce regge nostra. Dal Vangelo di Matteo. C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco d'Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Il delitto è compiuto. Noi abbiamo ucciso Gesù. E le piaghe di Cristo bruciano nel cuore di Maria, mentre un solo dolore abbraccia la madre col figlio. La pietà, sì, la pietà grida, commuove e ferisce anche chi è solito fare ferite. La pietà, a noi sembra di aver compassione di Dio, e invece ancora una volta è Dio che ha compassione di noi. La pietà. Il dolore non è più disperato e mai più lo sarà, perché Dio è venuto a soffrire con noi e con Dio si può disperare. Preghiamo. O Maria, in quel figlio tu abbracci ogni figlio e senti lo strazio di tutte le mamme del mondo. O Maria, le tue lacrime passano di secolo in secolo e rigono i volti e piangono il pianto di tutti. O Maria, tu conosci il dolore, ma credi. Credi che le nuvole non spengono il sole e credi che la notte prepara l'aurora. O Maria, tu che hai cantato il Magnificat, intonaci il canto che vince il dolore, come un parto da cui nasce la vita. O Maria, prega per noi. Prega perché arrivi anche a noi il contagio della vera speranza. Santa Madre di Orfate, nel sepolcro,
Così ha promesso Gesù, così è accaduto e accadrà. Preghiamo. Gioisce il mio cuore e esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo vera la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena della tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Si rafforzi la certezza della redenzione eterna.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.